Il Delfino torna al San Marco con l'obiettivo dichiarato di incamerare i tre punti nella sfida casalinga col Fossa Cesia, tra le formazioni del girone assestate in una posizione di assoluta tranquillità, ma che non disdegnano di incamerare a loro volta punti preziosi per rimanere a distanza di sicurezza dai bassifondi e sperare eventualmente in un aggancio alle zone nobili. Le maggiori motivazioni della truppa di Patron Paluzzi sono evidenti, perché i pescaresi devono tornare a riavvicinarsi alla battistrada Penne per arrivare all'imminente scontro diretto, con la possibilità eventuale di operare il sorpasso o quantomeno di impedire la fuga ai vestini di mister Castellano. Il primo acuto della contesa è della truppa ospite, che al quinto tenta un timido affondo col piazzato di Catenaro, assai prevedibile per l'appostato Bozzelli. La replica del Delfino è di quelle che fanno male, visto che al diciottesimo il piazzato dal limite di Ligozchi gonfia la rete, regalando il primo dispiacere domenicale cari a Garibaldi. I biancorossi di mister Brettone reagiscono rabbiosamente, anche se la conclusione in area di Catenaro si spegne abbondantemente sul fondo. Un minuto dopo, il siluro dal limite di Zinni, decisamente più pericoloso, subisce la stessa sorte con la sfera che si alza di pochissimo sopra la trasversale. Brivido per Bozzelli al minuto 21, quando la palombella di Di Campli, dalla propria metà campo, va a stamparsi sulla parte superiore della traversa prima di terminare la sua corsa a fondo campo. Il break Fossa Cesiano si chiude con la girata di Zinni di prima intenzione, il quale viene servito ottimamente da Catenaro, ma non è fortunato nella finalizzazione col pallone che si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Dopo la sfuriata Fossa Cesiana, i ragazzi di mister Febo tornano a pungere dalle parti di Garibaldi, che stavolta viene graziato da Ligozchi, il quale spedisce di pochissimo al lato. Al 38esimo i tempi sembrano maturi per il raddoppio portuale vanificato in qualche modo da Luciani, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina annulla lo stacco ravvicinato di Berardocco, e nel prosieguo è altrettanto decisivo l'intervento di Garibaldi sulla ribattuta ravvicinata di Conte. Due minuti dopo torna in scena il Fossa Cesia, che fa l'abbonamento con la trasversale centrata stavolta da Catenaro, che irrompe in aria dopo l'ottimo lavoro propedeutico del mobilissimo Zinni. Se il Fossa Cesia crea ma non finalizza, il Delfino affonda il colpo a ridosso dell'intervallo per il raddoppio autografato da De Leonardis, scattato con tempismo sulla lungo di Maraschio, che lo lancia verso la porta di Garibaldi, scavalcato con una perfida palombella che vanifica il tentativo di recupero di Gianmarino e lascia di sasso l'estremo avversario. Poco dopo la frazione va in naftalina con l'irruzione in area di Maraschio, che scatta sulla pennellata di Ligozchi, ma contrastato dai centrali ospiti e in equilibrio precario non riesce a spedire nel sacco. Alla ripresa dei giochi il Fossa Cesia cerca di rientrare in carreggiata, producendosi in alcune interessanti opportunità, ma l'avvio è di chiara matrice pescarese. Al 13esimo Maraschio imbecca Ligozchi, che dal corridoio di destra restituisce il passaggio al suo compagno di squadra, il quale cerca invano di piazzare la sfera nell'angolino alla destra di Garibaldi. Al 18esimo uno spiovente dalla destra in becca De Leonardis, che davanti alla porta avversaria alza clamorosamente sul fondo. Gli ospiti si riaffacciano in avanti con l'imbitante sventagliato al centro di Luciani, che trova la testa di Zinni, che dal fondo rimette al centro per Catenaro, ma quest'ultimo stacca debolmente all'indirizzo dell'angolino alla sinistra di Bozzelli, che riesce a metterci una pezza con l'aiuto dei suoi compagni di reparto. La truppa di Brettone, che pure crea le sue buone occasioni da rete, pecca in fase di finalizzazione, contrariamente ai ragazzi del Patron Paluzzi, che vanno al prima della mezz'ora, con Maraschio che si conferma bomber implacabile, infilando nel sacco sull'assist di Ligozchi. Piove sul bagnato per il Fossa Cesia, che dopo aver subito il tris si ritrova anche con l'uomo in meno a causa del rosso sventagliato a Di Campli per gioco falloso. Se è vero che il provvedimento risulta forse esagerato per l'entità del fallo, va pure detto che il risultato è già fortemente compromesso e in definitiva poco incisivo ai fini del risultato finale. La squadra di mister Febo approfitta comunque della superiorità numerica per rimpinguare ulteriormente il punteggio, e stavolta è il neoentrato Guidotti a mettere in ghiaccio il risultato, infilando nel sacco pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Il 17 dei portuali approfitta dell'indecisione di Gianmarino per disarcionarlo al limite d'area e per involarsi in avanti e castigare implacabilmente il malcapitato Garibaldi. Tre minuti dopo la squadra di casa conclude i suoi assalti vanificando la cinquina con il tiro cross di Montagna, che si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Prima dei titoli di coda il Fossa Cesia cerca inutilmente di ridurre le distanze, ma è costretto a tornare a casa a mani vuote. Il Delfino Flaccoporto rimane invece sulla scia del Penne, che sbanca il terreno di Vasto Marina, e domenica si gioca Penne-Delfino. Gianluca Maraschio è il centravanti della Flaccoporto Pescara. Dopo la partita di domenica scorsa, dove avete incappato in più che altro in una partita, una specie di guerra con la Valfino, il Castiglione Valfino, però oggi siete ritornati per fortuna alla vittoria con un bel 4-0 su un Fossa Cesia, anche se non è proprio
diciamo nel primo tempo il Fossa Gersi non è tanto demeritato. Sì, sì, e come hai detto tu, veniamo da una trasferta a Castiglione Valfino, dove è stata una partita abbastanza maschia, abbastanza dura, dove sono successi anche un po' di episodi spiacevoli fuori e dentro il campo. E ci hanno pareggiato all'ultimo su un rigore con l'espulsione del portiere agli ultimi tre minuti, e quindi è stato, diciamo, una botta incredibile per noi pareggiare, perché venivamo da tre pareggi già e quindi cercavamo la vittoria a tutti i costi, e si è visto oggi, perché al di là di tutto oggi era importantissimo vincere. Dopo quattro pareggi dovevamo vincere e ci siamo riusciti, abbiamo messo la cattiveria giusta e abbiamo avuto la fame giusta, anche se, come dicevi tu, è stata una partita al primo tempo abbastanza equilibrata. Siamo andati 2-0 con un calcio di punizione, due episodi. Però poi il secondo tempo abbiamo approcciato bene, siamo rientrati bene in campo e quindi abbiamo fatto nostra la partita. E secondo me abbiamo avuto fame, la fame giusta, quella che era, diciamo, giusta per mettere, per vincere oggi, per permettere di vincere. Il Penne sappiamo che ha vinto e domenica prossima il vostro impegno sarà proprio dentro la tana del lupo. Sì, è inutile dire, lo scontro a vertice, cioè il Penne primo, 4 punti di vantaggio, se mi dici che oggi ha vinto, noi andremo lì, faremo la nostra partita come facciamo ogni domenica e niente, ci giocheremo la partita tranquillamente e speriamo di fare una buona prestazione e un buon risultato ovviamente. Oggi il Delfino, diciamo che ha funzionato tutto alla perfezione? Io direi ha funzionato tutto e finalmente anche, diciamo, un po' di fortuna che nelle ultime quattro partite ci è mancata, perché pareggiare col Fara San Martino, pareggiare col Torre Alex, in casa col Silvi e dopo una punizione che è il gol della domenica, domenica negli ultimi tre minuti, cioè un po' di fortuna ci mancava. E speriamo che è ritornata, perché cioè, poi la fortuna va a chi se la cerca, e quindi noi stiamo lavorando tutte le settimane, anche dopo i pareggi, anche dopo, diciamo, la batosta di domenica, siamo messi a lavorare, e quindi diciamo che oggi ci è girata bene, speriamo che continui così. Guglielmo Bonati, un dirigente della Delfino Flacco Porto Pescara, abbastanza soddisfatto per oggi, a parte della prestazione che avete avuto, però domenica scorsa non tanto. Sicuramente molto soddisfatto, non solo per la partita ma per la giornata di oggi. Siamo stati tutti insieme con la società, con i ragazzi, con lo staff da questa mattina, abbiamo fatto colazione insieme, abbiamo passato una bellissima giornata insieme, abbiamo pranzato insieme e ci siamo portati a casa questa vittoria che mancava da tanto tempo, in maniera anche immeritata, perché in alcune partite sicuramente ultimamente abbiamo raccolto meno di quanto avevamo seminato. Era per noi importante chiudere una bella settimana insieme dopo una brutta domenica scorsa, sotto tutti i punti di vista, ma indietro ormai non si guarda, si guarda solo avanti, e come detto anche qualche settimana fa, viviamo la giornata, proviamo a fare il massimo. Sicuramente noi abbiamo attraversato il nostro momento difficile, speriamo di dare continuità a questo risultato, e poi gli altri non li guardiamo, perché noi siamo dipendenti solo da noi stessi, nel senso che noi dobbiamo pensare a noi in casa nostra, quello che riusciamo a fare, e poi se basterà o non basterà questo solo alla fine del campionato lo vedremo, insomma. Sì, anche perché è un Penne che non lascia nulla per strada, e domenica prossima vi attenderà proprio la sfida contro la prima in classifica. Sì, anche se io non mi riferisco tanto al Penne, perché per noi già stare là sopra è un grande risultato. Mi riferisco a tutte le squadre che ci circondano, sopra e sotto, al Sulmona, al Passo Cordone, al Casalbordino. Sono tutte squadre che sono più attrezzate di noi da tempo. Noi stiamo facendo veramente il massimo e proveremo ancora a fare un po' più del massimo, perché alla fine questa squadra non si è mai posta limiti da qualche anno a questa parte, e con un po' di incoscienza e con questa voglia proviamo ad arrivare ancora più su. Quindi un grazie ai ragazzi. Un grazie ai ragazzi, un grazie al presidente che permette di avere tutti questi ragazzi, un bravo e un grazie all'allenatore che oggi ha preparato la partita benissimo, abbiamo fatto una grande gara. Un grazie a tutti, perché questa realtà va avanti con l'impegno di tutti, dal primo giocatore all'ultimo magazziniere. È una realtà che probabilmente
è anche un po' invidiata da tutti, e va bene così, perché non solo sono i risultati della singola domenica che portano avanti questo progetto e questa cosa. Come sapete, anche il settore giovanile viene anche prima della prima squadra, dove ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, per cui veramente siamo contenti e ci ringraziamo l'un l'altro tutte le domeniche in cui ci divertiamo insieme. Eugenio Bretone, il tecnico del Fossa Cesia, una brutta sconfitta quella di oggi, anche se voi le due traverse nel primo tempo, sia per pareggiare che per andare in vantaggio, l'avevate avute. E infatti, diciamo, brutta nel risultato, perché poi nella prestazione non mi sembra che sia stata poi tanto brutta, e quindi niente, ci teniamo alla prestazione e andiamo avanti per la nostra strada. Chiediamo solo un pochino di rispetto più dalla classe arbitrale, perché oggi c'è stata un'espulsione sul nostro capitano Di Campli che solo l'arbitro l'ha vista. Domenica appena il gol l'abbiamo preso per un fallo di mano in area su un controllo con la mano. Domenica siamo stati zitti. Oggi alcune situazioni dove l'arbitro non ha avuto la capacità o personalità di fischiarle o di condurre bene la partita, e paghiamo, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Ecco, però che sia chiaro, non voglio togliere merito alla prestazione della Flacco Porto, perché loro hanno fatto la nostra partita, non hanno rubato nulla nel vincere. Noi ci diamo la nostra prestazione e chiediamo solo un po' più di rispetto da parte degli arbitri, perché sono due partite dove gli arbitri sembrano quasi che abbiano paura a fischiare per noi. Sì, mister, un Fossa Cesia che sta nella parte centrale della classifica. Quindi guardate la classifica oppure andate avanti giorno per giorno, giornata per giornata? No, noi non guardiamo la classifica, noi facciamo il nostro onesto campionato, che è fatto di una salvezza tranquilla, cercando di far crescere i nostri ragazzi. E dispiace quando poi, vi ripeto, le partite le possiamo tranquillamente perdere, le accettiamo molto serenamente. Dispiace perdere con delle disattenzioni come domenica o come l'espulsione di oggi, perché quella potrebbe essere la nostra sconfitta più grave, perdere un giocatore per noi importante a centrocampo per un fallo che non ha commesso. Quindi può rassicurare che ho visto male io, vorrei rivederlo tranquillamente questa sera in televisione, e se sbaglio io chiederò scusa all'arbitro, ma penso che sia difficile. Sì, però sembra che sul 3-0 la Fossa Cesia non ha più giocato. Beh, certamente uno pensa 3-0, la partita è finita. No, non è che pensiamo, è un dato di fatto. Noi abbiamo giocato 3 partite in una settimana. Siamo andati domenica, abbiamo giocato a Penne su un campo pesante contro la prima della classifica. Mercoledì abbiamo recuperato una partita col Fara San Martino. Oggi veniamo qui e giochiamo contro la seconda in classifica. È logico pure che a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, gli stessi 11-12 giocatori possono avvertire un calo fisico. Ed è lì che forse siamo il 3-0, è quello che fondamentalmente ci ha tagliato le gambe, perché fino a quel momento eravamo rimasti bene in partita. Anzi, inizio del secondo tempo abbiamo avuto anche un'altra grandissima palla gol per riaprire la partita. Quindi niente, ecco perché quindi io accetto molto serenamente la sconfitta. Sapevo di venire qui a Pescara e sarei incappato in questa sconfitta, perché ci può stare. Mi dispiace solo l'espulsione, perché è praticamente inventata. Poi all'ultimo minuto vediamo un giocatore loro che va deliberatamente sul nostro portiere e non viene trattato alla stessa maniera. Quindi vediamo due pesi, due misure, solo quello. Bravi, bravi!
Cerca di far star bene, di far giocare il numero uno, è una persona di grande cuore come me.